rapporto pubblica amministrazione donne e sul tema delle donne come soggetti che sono non solo fondamentali ma particolarmente preziosi nel governo della città quando avremo l'ospito sconfitto il centrodestra nella competizione elettorale. Numerose donne che hanno scritto lettere sia a livello personale sia nel sito e davano consigli e indicazioni sul problema. Io ho tenuto molto conto di quello che mi è stato scritto, posso dire che già a settembre io avevo risposto con una lettera aperta a Lorella Zanardo, ma da allora c'è stata un'evoluzione, ci sono venute nuove idee, sono venute emesse nuove proposte e soprattutto si è arrivati a un punto che io ritengo estremamente innovativo. Ringrazio anche che sono stati elementi importanti di contributo fondamentale a livello programmatico su un tema così rilevante, le donne ultraviolette, che io ho seguito indirettamente, nel senso che l'ho seguito poi sul web, e posso solo fare due precisazioni perché ci sono stati alcuni equivoci. Io ho sempre parlato di democrazia paritaria e per me il problema e il tema che stiamo trattando deve essere risolto non con la soluzione delle quote rose, ma con una soluzione di una democrazia paritaria. Democrazia paritaria significa che in ogni, sia nel governo della città, ma anche nell'amministrazione della città ci deve essere una parità di genere e ci devono essere soprattutto pari opportunità. Non credo che sia importante che ci sia vice sindaco una donna, come qualcuno propone. Io credo che sia importante che ci sia, che le competenze, le professionalità, la serietà, la capacità di lavoro, la capacità anche di amministrazione delle donne sia valorizzata, perché in una società in cui oltretutto ci sono più donne che uomini, le donne siano nettamente minoritarie, è qualcosa che si scontra contro il principio di eguaglianza, il principio di parità, ma soprattutto contro quella ricchezza che invece noi dobbiamo imparare, noi uomini dobbiamo imparare a valorizzare, proprio perché valorizza il governo della città per quanto riguarda la battaglia che sto portando avanti e soprattutto valorizza la possibilità di fare buona politica. Il talento e il merito non sono prerogative maschili. Anna, venendo da quello che avviene quotidianamente, e cioè che il bilancio familiare è gestito quasi sempre da donne, soprattutto da donne, per me saranno le competenze a decidere il ruolo che le donne in maniera paritaria avranno nel governo della città. Vorrei uscire dalla logica per cui a una donna viene sempre consegnato ad un ministero come quello delle pari opportunità, che non dico che sono ministeri diciamo secondari, ma sono ministeri senza possibilità di incidere concretamente sul governo, sull'amministratore, perché in genere sono senza portafoglio, non hanno fondi. Le donne hanno la competenza per governare la città in assessorati importanti, quale quello di bilancio, ad esempio, in assessorati che diventeranno fondamentali e importanti, come quello della cultura, che oggi è sottostimato, e invece la cultura dovrà essere il volano a Milano per ricreare anche quella cultura generale che potrà determinare anche nuovo lavoro e dare una risposta complessiva ai problemi della città e quindi indirettamente ai problemi del paese. Questa sarà quindi la scelta che io farò, una scelta paritaria, una scelta basata sul talento e sulla professionalità. Questo anche a livello di pubblica amministrazione. Non so adesso chi sarà il city manager o chi sarà o chi avrà ruoli a livello di dirigenza all'interno del Comune di Milano o nelle società, che sono tante, sono importanti, hanno un ruolo decisivo anche poi nel governo della città, anche lì la parità di genere deve essere un punto di riferimento fondamentale, così come il bilancio di genere. Io credo che un controllo continuo sul fatto che questo principio, cioè della parità di genere, diventi non solo formale ma diventi sostanziale, deriva anche da un controllo continuo sul bilancio di genere, cioè su ciò che viene speso da ogni comune affinché sia rispettata questa prospettiva di cui ho fatto cenno. Accetto questa
proposta, nel senso che è molto interessante e sicuramente bisogna dare una risposta particolare a una situazione di genere che crea ancora maggiore diseguaglianza, ancora maggiore discriminazione derivante proprio da una cultura diversa dalla nostra. Di questo oggi doveva essere presente Emma Bonino, si scusa per la non presenza, ma lei voleva proprio affrontare questo tema. Voleva affrontare questo tema, purtroppo è stata bloccata da un altro impegno. Questo tema mi fa piacere che sia stata promosso da te e indicata anche una possibile soluzione. Chiaramente lo sportello è il primo passaggio, ma sarà anche, credo, temo, difficile per alcune donne in questa situazione poter accedere a questo sportello. Quindi noi dovremo creare anche una situazione di rapporto maggiore con le comunità etniche in genere e soprattutto con, per esempio, io vedo molto bene questo rapporto che si è già iniziato col centro di cultura islamico, proprio perché può essere il passaggio per evitare che ci sia una maggiore difficoltà da parte delle donne musulmane ad accedere a uno sportello come quello indicato. Quindi se qui non era una soluzione necessaria, oltretutto una soluzione che potrebbe essere praticabile subito, perché creare uno sportello con delle persone che sono disponibili, che siano in grado della competenza di ascoltare e anche di proporre, diciamo, un confronto prima di proporre delle soluzioni è assolutamente necessario. Quindi grazie.